L'importanza della prevenzione anche in tempo di Covid, screening gratuito al Gemelli Molise. Giornata di controlli gratuiti alla tiroide al Gemelli Molise, un'iniziativa che ha avuto successo e che si replicherà. Claudia Marra. Questo è il lobo di destra, questo qui è il lobo di sinistra. Non ha assolutamente noduli nella tiroide, per cui va tutto benissimo. Diciamo che la prossima la può fare tra altri 10 anni. Grande successo nella giornata della tiroide al Gemelli per il gran numero di adesioni alle visite gratuite. Una iniziativa nata per prevenire i tumori, fortemente voluta dal neoprimario di chirurgia generale oncologica, arrivato da una sola settimana in Molise, dopo 15 anni di sala operatoria in Germania. Abbiamo deciso appunto di iniziare una serie di giornate di screening. Abbiamo pensato di proporre ai pazienti di Campobasso e del Molise una giornata gratuita di screening per i noduli e i tumori della tiroide. A causa del gran numero di prenotazioni agli screening gratuiti promossi dal Gemelli, è stata prevista una seconda giornata dedicata alla tiroide a Campobasso il prossimo lunedì 16 novembre e una terza giornata a fine mese il 30 novembre al Gemelli Point di Termoli. Lo scopo di queste giornate è appunto quello di diagnosticare il più precocemente possibile questi tumori in maniera tale da eseguire l'intervento chirurgico appunto il più rapidamente possibile. L'ambulatorio di chirurgia generale sarà adesso un ambulatorio giornaliero, questo permetterà di ridurre notevolmente i tempi di attesa per la prima visita chirurgica. Il carcinoma della tiroide si può manifestare a tutte le età, con massima incidenza tra i 25 e i 60 anni e una maggiore prevalenza nel sesso femminile. Lo screening gratuito costituisce una iniziativa esemplare del Gemelli, messa in atto anche in tempi di distanziamento e con un messaggio di speranza che guarda già oltre il Covid. Proprio in corso di questa pandemia ci si dimentica appunto della prevenzione, che invece deve rimanere fondamentale in ambito medico. Difficile sapere quando usciremo da questa situazione, però certamente ne usciremo, di questo ne sono certo, per cui cerchiamo di guardare avanti con positività.